Bentrovati. La situazione è molto semplice. La salvezza è ormai praticamente acquisita per il Foggia. Manca solo il conforto della matematica, un ultimo piccolo sforzo e la quota per mettersi al riparo da ogni eventuale sgradita sorpresa dovrebbe essere tranquillamente raggiunta dalla formazione di Mirko Cudini. Per tutto il resto è un grande punto interrogativo, cioè se realmente il Foggia possa coltivare qualche legittima aspirazione e ambizione playoff, lo diranno soltanto le ultime sette gare in programma. Ecco, guardando il calendario ci si rende conto che non c'è una gara, e dico una sola gara, che possa sembrare dall'esito scontato, perché viceversa saranno tutte partite che bisognerà giocare con piglio autoritario per portare a casa punti. Ma ciò detto, mi sembra di poter anche aggiungere che saranno i prossimi 180 minuti in programma a chiarire davvero se questa squadra, dopo la rivoluzione di gennaio, dopo il ritorno di Mirko Cudini in panchina, possa davvero alla fine raggiungere un posto nelle prime magnifiche 10. I prossimi 180 minuti sono tutt'altro che agevoli per il Foggia. Si comincia domenica prossima con l'appuntamento casalingo delle 20:45 con la super capolista del raggruppamento meridionale, quella Juve Stabia, che legittimamente al primo posto per tutto quello di buono che ha saputo far vedere finora in questa stagione, in cui alla vigilia evidentemente non veniva indicata come una delle favorite. E invece, dando continuità ai risultati, la formazione campana è lì davanti a tutte e, per il vantaggio accumulato, probabilmente arriverà fino in fondo con il ritorno, aggiungiamo, meritato in Serie B. Proprio perché questo obiettivo incomincia ad essere più vicino, immaginiamo che la Juve Stabia domenica sera verrà a Foggia con l'intenzione di raggiungere il massimo profitto possibile. Dunque ci vorremmo il miglior Foggia, evidentemente, per tener testa a questa squadra, che è una squadra che pratica un ottimo gioco, è una squadra coesa, compatta, una squadra che non è formata da grandissime individualità, però ha un sistema di gioco ormai collaudato, in cui ognuno sa perfettamente quello che deve fare, ed è questo probabilmente che ad oggi ha fatto anche la differenza. Poi, con l'arrivo di Adorante in prima linea, prelevato dal mercato di riparazione a gennaio dalla Triestina, ha chiuso il cerchio l'ottimo direttore generale Lovisa, il più giovane DS o direttore che dir si voglia in circolazione nel calcio italiano, con i suoi 28 anni. E dunque con il bomber anche inserito in un organico già collaudato, la Juve Stabia, immaginiamo che, dopo aver preso il volo, insomma, si è destinata a coronare il sogno della Serie B. Dunque, appuntamento molto molto difficile quello di domenica sera, che il Foggia però deve affrontare con la testa libera, perché insomma si ritrova in una posizione di classifica che le consente di non avere assilli particolari, ma i punti comunque bisogna metterli nel cardiniere per chiudere il discorso salvezza. La Juve Stabia prima e poi il sabato successivo si va in riva allo stretto contro il Messina, quel Messina che è forse fra le più belle sorprese di questo girone di ritorno, perché vedete la formazione di Modica, che nel girone di andata, quando venne a Foggia, sembrava una formazione alla deriva, ha insistito invece con il tecnico ex collaboratore, lo ricorderete, di Zdeněk Zeman, perché la proprietà ha intravisto nel suo staff tecnico un progetto che poteva guardare lontano, ed i risultati infatti stanno dando perfettamente ragione alla formazione peloritana, che è fra quelle
che in questo girone di ritorno, ma già dalla fine del girone di andata, ha dimostrato di aver voltato pagina e di ambire legittimamente anche ad un posto nei playoff. Juve Stabia prima, Messina poi, questi 180 minuti ci diranno per davvero dove il Foggia può arrivare in questa stagione. Ciao.